È Maurizio Bortoletti, il nuovo subcommissario della Sanità Calabrese. Questa mattina è arrivata l'ufficializzazione della nomina del Consiglio dei Ministri per il colonnello dei Carabinieri, che è diventato famoso per aver ridotto, negli anni scorsi, il debito monstre dell'ASL di Salerno, che ammontava a 1,5 miliardi di euro. È proprio di conti e disavanzi che si dovrà occupare Bortoletti, affiancando l'azione del Presidente della Regione e commissario della sanità Roberto Chiuto. È probabile che presto il governo nomini anche un altro subcommissario, questa volta con un profilo più sanitario. Allora, sono appena uscito da Palazzo Chigi, dove ho partecipato ancora al Consiglio dei Ministri per la nomina del colonnello Bortoletti a subcommissario della Sanità. È stata la prima persona che ho incontrato dopo la mia elezione del 4 di ottobre a Milano. L'ho convinto a occuparsi della sanità insieme a me. È un colonnello dei Carabinieri, ma è soprattutto quello che ha risanato l'ASL di Salerno, che aveva un debito sanitario simile a quello della Regione Calabria. È un manager che ha dimostrato già di essere molto bravo. Sono contento che abbia accettato di occuparsi della sanità della Calabria insieme a me. Iniziate le ring difensive del processo per la morte di Matteo Vinci, il 42enne di Limbadi, ucciso con un'autobomba il 9 aprile 2018. Sul banco degli imputati, quattro persone, tra cui Vito Barbara, per cui la procura ha già chiesto l'ergastolo, come per Rosaria Mancuso, suocera di Barbara. Oggi l'avvocato Fabrizio Costarella ha avviato la ring difensiva, chiedendo l'assoluzione per Barbara e fornendo alcuni elementi alternativi di lettura della vicenda. Francesco Vinci, padre di Mattia, non era nella macchina al momento dell'esplosione, ha detto il legale durante il processo. L'avvocato ha anche sostenuto che il suo cliente era estraneo alle dinamiche e alle logiche della nota e potente famiglia di 'ndrangheta dei Mancuso. Si torna in aula il 22 novembre.